Ciao amici, ciao a tutti, da questo posto meraviglioso sopra Riva Trigoso con un mare meraviglioso, una vista spaziale. Oggi parliamo del mercato impazzito delle auto usate in Italia, non tutte, ma la stragrande maggioranza che tutto di colpo ha preso dei valori incredibili e molte auto che fino a un anno e mezzo fa, 2 anni fa, erano comprabili, appetibili, adesso sono diventate praticamente incomprabili. Nella fattispecie, per esempio, un esempio pratico è per esempio la vecchia Mercedes SLK 200K prima serie, quella con 192 cavalli, che fino a 2 o 3 anni fa te la potevi tranquillamente comprare con cifre veramente basse, tipo 1.500-2.000 euro, adesso sono passate tutto di colpo a 6.900, 7.900, 8, cose assurde. Ho per esempio la Z3008 che mi piace tantissimo, come anche l'SLK, per esempio la base, la prima 1.800, quella da 120 cavalli, che fino a 2 anni fa era una macchina ben appetibile e te la potevi portare a casa con 3-4.000 euro, adesso, e non se la cagava nessuno perché era poco potente, adesso anche quella ci vogliono 7-8.000 euro ed è diventata ricercatissima e appetibile. Non parliamo poi per esempio del 3000 da 231 cavalli, che mi ricordo con mio amico lo comprò a un prezzo ragionevole nel 2014 a 15.000 euro, poi lo vendette dopo poco a un po' meno di quello che l'aveva pagato e adesso non ci sono soldi per pagarlo, perché ho visto che con 170.000 chilometri se ne vendono a 20.000 euro, poi con pochi chilometri, come per esempio poteva essere quella del mio amico che ne aveva tipo 75.000, quelli non vengono via a meno di 26-27.000 euro, che era praticamente il prezzo prima delle Z3M. Per poi non parlare delle sportivette, come possono essere le 106 Rally, le Clio, per esempio la Clio fase 2 da 172 cavalli l'ho viste a 12-13.000 euro tutto di colpo, e non c'è verso di comprarle queste macchine qua, cioè prima quella che costava di più era la 182, che era più ricercata, va bene, costava sui 10.000 euro. Io da stupido quasi 10 anni fa l'ho venduta una per 3.000 euro, non mi sono mangiato le mani niente. Adesso a 10.000 euro, se tu provi a trattare sul prezzo, ti dicono ciao ciao, puoi tornare pure a casa. E le 172 idem, che fino a 3-4 anni fa non valevano praticamente niente, adesso sono schizzate tutte di prezzo. Poi ci sono anche altre macchine che per carità di mercato non ne hanno, per esempio una BMW 3000 turbo diesel, che 10 anni fa se non avevi il 3000 o il Mercedes 3000 TDI o Audi eccetera eccetera, fino a 10 anni fa se non avevi il 3000 non valevi niente, non esistevi, adesso quelle macchine lì per esempio non valgono più niente, perché adesso non è più di moda avere il 3000, anzi adesso è più di moda avere o la sportivetta vecchia o la macchina utilitaria, che per comprare un'utilitaria oggi usata non ci sono soldi per pagarle, soprattutto quelle un po' più moderne. Ma arriviamo al dunque, perché è successo questo? Perché il mercato è impazzito? Perché la domanda è questa: perché il mercato è impazzito? Ora vi darò il mio pensiero su perché è impazzito il mercato. Secondo me il mercato è impazzito per due ragioni principali. Il primo è perché tutti adesso stanno forzando con l'elettrico, gli autosaloni cercano tutti di rifilare le macchine elettriche da nuove a chi le compra, con incentivi eccetera eccetera, e uno che va lì a comprare una macchina, il venditore fa di tutto in modo e maniera di vendere, tanto è vero che se no non sarebbero venditori, e comunque riescono all'italiano medio, al compratore medio, riescono comunque a pioppargliele più o meno. Quindi siccome nella pubblicità, nei TG, alla televisione, nei social ti fanno apparire come il futuro sarà elettrico, la gente incomincia a portarsi avanti e compra solo elettrico. Quindi praticamente il mercato nel nuovo sul benzina e diesel è praticamente inesistente. Si vende praticamente solo elettrico. E quello è l'unico segmento che viene pubblicizzato, è l'elettrico. Tutti costruiscono nuove macchine elettriche, tutti le pubblicizzano e molti le comprano. Ma l'elettrico è ancora molto caro come segmento e non tutti se lo possono comprare. Quindi molta gente che non si può comprare l'elettrico nuovo o non si fida dell'elettrico ancora perché dura poco la carica, non c'è modo di ricaricarla rapidamente, cosa fanno? La gente cerca di ripiegare sull'usato di poco tempo, no? 1, 2, 3 anni al massimo.
Quindi tutti gli autosaloni e tutti quelli che vendono auto, per tirare su un po' di money, hanno bisogno di usato garantito e nuovo, che è quello che vendono di più in assoluto adesso, perché a parte l'italiano medio che compra la macchina nuova, tutti gli altri la comprano usata di 1, 2, 3 anni, e quindi il mercato dell'usato che sono rimasto è diventato importante, no? Tutti vogliono una macchina utilitaria, possibilmente di 1, 2 anni al massimo, un po' di chilometri, e gli autosaloni si stanno prodigando di avere queste e se le vendono a prezzi elevati. Sempre al mercato dell'elettrico, che praticamente le sportivette, parliamo adesso di sportive, adesso tendono a venderti la sportiva elettrica dicendoti che l'elettrico è sportivo. C'è molta gente che ti dice che è molto meglio dell'endotermico, cose di questo genere qua, vaneggiamenti simili, ma poi i compratori, gli appassionati, questo non lo vogliono accettare, io compreso, io per primo. Non accetterò mai che un motore elettrico sia più soddisfacente, appagante di un motore endotermico sulle sportive, non esiste, anche perché col motore elettrico ovviamente viene tolto completamente il cambio manuale con la frizione ed è tutto praticamente automatico. Già io detesto i cambi automatici sulle macchine sportive endotermiche, figuratevi su una macchina elettrica che già detesto l'elettrico. Quindi praticamente cosa è successo? Il fatto che tutte le case produttrici non stanno praticamente più producendo, non sponsorizzano più macchina benzina, o comunque dicono che si estingueranno, eccetera eccetera. Cosa succede? Uno appassionato di auto sportive, per avere la macchina sportiva, cosa è costretto a fare? A comprarlo usato. E quelli che ci hanno l'usato tutto di colpo si sono trovati ad avere qualcosa di ricercato e desiderato, soprattutto sulle macchinette sportive degli anni 90, che negli ultimi 10 anni non le voleva più nessuno, se le cagava più nessuno, perché la tecnologia è arrivata con macchine da 300-400 cavalli e quindi le piccole sportivette non le voleva più nessuno. Adesso che mantenersi una macchina è diventato ultra costoso, bellissimo, se hai più di 250 cavalli sei praticamente un evasore fiscale della Madonna, e con i prezzi della benzina alle stelle, cosa succede? Non puoi, compri più una macchina da 300 cavalli sportivetta, compri quelle poco potenti, quelle che dichiaravano meno cavalli e che ti divertivano allo stesso tempo molto più di quanto ti poteva realmente divertire una macchina con 200-300 cavalli. Quindi tutto di colpo le macchinette che avevano 130, 150, 120 cavalli sportivette degli anni 90 sono diventate tutte super ricercate. Anche dei primi anni 2000, tipo da 200 cavalli tipo le Clio e tante altre macchine simili. E quindi di conseguenza il mercato è impazzito, perché qualcuno ha incominciato ad alzare i prezzi, tutti gli sono andati dietro e adesso tutto è diventato incomprabile praticamente. Le cose che prima non valevano niente adesso hanno preso tutto di colpo un valore stratosferico. Per tornare, per esempio, una 106 Rally adesso se le vendono a 7, 8, 9 mila euro, una macchina che costava nuova quella cifra lì più o meno, perché negli anni 90 comprare un 106 Rally nuovo ci volevano circa 20 milioni. Se tu arrivi a pagare oggi 8 mila euro un 106 Rally, prende 18 milioni, macchine che praticamente hanno fatto la guerra, salvo qualche rara mosca bianca, hanno fatto tutta la guerra, hanno magari tutte 150, 200, 300 mila chilometri, alcune con i chilometraggi ovviamente tirati giù, e ci troviamo in questa situazione pazzesca dove praticamente macchine che non li valgono assolutamente tutto di colpo valgono delle cifre assurde. Io non sto parlando di mercato europeo ma soltanto italiano, perché ho notato che nel mercato europeo le cose sono leggermente diverse, ma noi parliamo di mercato italiano. Il mercato italiano è decisamente, nettamente impazzito. Per assurdo, io 2 anni fa ho comprato una Twingo RS a 4.000 euro, una versione cap con tutti ancora gli adesivi originali, una macchina veramente in bolla, e l'ho tenuta 1 anno e mezzo. Adesso ho notato che praticamente i prezzi sono schizzati, perché sui vari siti di compravendita di auto, visto che la più bassa in Italia è a 6.8, 6.9, quindi tenete presente cosa è cambiato nell'arco di 1 anno e mezzo, e prima non era così, ve lo garantisco al 100%. Quindi questa follia del mercato impazzito è dovuta molto ai rialzi dei prezzi dovuti al mercato dell'elettrico, ai social, alla pubblicità continuamente pressante e pompante su questa cazzo di storia che adesso l'elettrico sarà il futuro, tutte queste balle qua, e quindi inevitabilmente il mercato dell'usato è schizzato alle stelle. Per esempio, io avevo una Twingo base, nuovo modello, quella col motore
posteriore, la trazione posteriore, l'avevo pagata, figuratevi, nuova per mia madre, 8.000 euro nel 2020, e a novembre di quest'anno l'ho venduta a 10. Tenete presente che io l'avevo presa con gli incentivi e tutto quanto, nuova, 8.900 l'avevo pagata, l'ho rivenduta a 10, quindi pensate come è cambiato il mercato. L'ho venduta facilmente, perché si vendono quelle macchine, anzi sono le uniche che in realtà si vendono. L'elettrico costa troppo e comunque la gente ancora non si fida per le ricariche, balle varie, eccetera eccetera, per l'autonomia limitata. E poi non si sa come sarà il futuro dell'elettrico, perché una volta che le batterie finiscono, che sono dei problemi di meccanica, chi le mette a posto? Quanto costa mettere a posto una macchina elettrica? Lì bisogna sostituire tutto il pacco batteria. Sostituire un pacco batteria costa praticamente metà macchina, quindi cosa c'era? A un certo punto le macchine elettriche non varranno più niente. Quindi chi la comprate oggi nuove ha speso delle cifre importanti e a un certo punto si troverà con niente in mano. Quindi, andando a chiudere il discorso, secondo me questo è il motivo principale che ha scaturito la follia del mercato delle auto usate italiane. Con questo, ragazzi, chiudo e speriamo che le cose almeno quantomeno si fermino un attimo e stazionino così. Perché se continuiamo avanti così ci troveremo a dover pagare una 106 rally 25.000 euro, perché non si spiega, ma purtroppo è così, il mercato è impazzito e finché non si calma un po' la cosa sarà sempre peggio. Con questo, ragazzi, chiudo il discorso, chiudo il video e al prossimo video. Ciao a tutti.